Mommy! Ancora qui sei? Cosa vuoi da me? Non ci siamo, Tommy, non ci siamo. Ehi, dopo la TV sei diventato famoso. Però non monetizzi, non fai converso, mi segui? Ancora con questa storia. Ho parlato di discriminazione, di giovani, di futuro, di Italia, di razzismo. Sta roba funziona. La sfrutti nel modo sbagliato. Tu sei nero, fatti furbo. Ragiona da imprenditore, non da rivoluzionario. Ma che cosa dovrei fare? Diventa il portavoce delle sfighe, delle minoranze. Sai perché queste storie si vendono easy? Perché fanno incazzare le persone, dai! È un pezzo che fa polemica, no? Una sberla in faccia agli italiani. Ci serve un pezzo controverso che si promuove da solo, da top 10 su Spotify. Ti immagini quei pezzi lì di cui fanno le parodie su YouTube, no? Si deve vendere da solo, è quello che ci serve. Perché non torni alle origini del rap? Un pezzo vero sul quartiere, con storie vere, persone vere. Questo sì che fa polemica. Sì, si può fare, si può fare. Mi serve solo una storia autentica. Dove la possiamo trovare? Amico, che ci sta a fare Lambrat? 50 etnie diverse in un solo quartiere? Dai, andiamo a fare un giro. Scusa, ma sei qua per il corso di inclusione? Magari per il corso italiano? Qua per cercare lavoro? Seba, lascia stare che tanto non ti capisci. What? No, raga, tranquillo, sono italiano. Raga, è Tommy Cuti, è il rapper di Pechino Est. Cosa ci fa l'ambulanza? Scrivi un pezzo, qualcosa? Sono alla ricerca di storie di tipo disagio, razzismo, queste cose qua. Voi potete aiutarmi in qualche modo? Beh, prima l'Ambrata era conosciuta per essere una zona non molto bella. Oh no! Cioè, di giorno potevi girare, ma di notte... Infatti sono alla ricerca proprio di questo tipo di storie. Beh, ora le cose stanno migliorando. A scuola abbiamo questo sacco di gente che si stanno impegnando. Sì, è vero, e comunque anche tutti noi ci stiamo impegnando per cercare di migliorare le cose. Le strade restano sempre le stesse, quindi in alcune è meglio non passarci, però la zona si sta sistemandolo. Ma il rapporto con gli stranieri invece com'è? Cambiato per noi loro. Siamo diventati soci. Ci becchiamo sempre. Vero, infatti noi ogni estate partecipiamo al Campus Spazio Arte Educazione di Via Padova, che secondo me è una figata. Se ti va ti faccio vedere alcune foto. Vai, dai. Wow, grazie di cuore. Bella Tommy, alla prossima. Ciao. Oh, ma se i ragazzi stanno bene nel quartiere? Io dove la trovo una storia da raccontare? Sui social.